Grazie consigliere, si prepara il consigliere Rometti e interroga l'assessore Cecchini. Prego consigliere. L'interrogazione di qualche tempo fa, ho visto che ci sono stati alcuni passaggi successivi su questo tema che hanno riguardato direttamente anche la giunta regionale. Diciamo, parliamo della situazione ambientale e in particolare la qualità del reticolo idrico dei fiumi Marroggia, Clitunno, Timia, che riguarda i comuni di Bevagna e il contorno, che è uno diciamo, degli ambiti oggettivamente anche rispetto alla situazione nostra regionale della qualità delle acque dei nostri fiumi in Umbria, uno dei ambiti forse più critici rispetto a una situazione, diciamo, tutto sommato soddisfacente. E non a caso fu insediato negli anni scorsi un contratto di fiume, che è uno strumento, come dire, dove attraverso una programmazione negoziata con i soggetti interessati e le istituzioni si cerca di mettere mano ai problemi e a conseguire gli obiettivi di risanamento possibili. Fu istituito un tavolo del contratto di fiume e all'inizio di questa legislatura, diciamo, l'Assemblea legislativa impegnava la Giunta regionale con una risoluzione a andare avanti appunto su gli obiettivi che si era dati con il programma di risanamento stesso. Quindi di fatto si chiedeva alla Giunta di adottare tutte le iniziative necessarie per risolvere il problema dell'inquinamento dei fiumi Marroggia, Clitunno, Timete, Verone, di riattivare quanto prima il tavolo del contratto di fiume e di rafforzare anche un percorso di prevenzione dall'inquinamento attraverso un coinvolgimento con tutti i soggetti interessati. Quindi l'interrogazione in buona sostanza tende a dire a che punto siamo. So che ci sono state appunto in queste settimane anche iniziative pubbliche che hanno coinvolto direttamente l'assessore e le istituzioni locali a partire dal comune di Bevagna. Ecco, quindi è questo il senso e l'interrogazione che ho proposto. Sì, ma ringrazio il consigliere Rometti per l'interrogazione, che dà anche modo di informare il Consiglio regionale sullo stato d'avanzamento e delle iniziative che riguardano appunto una parte dell'Umbria che ha problemi consistenti su tutto il sistema dei fiumi. Ad oggi il contratto di fiumi di cui parlava ha prodotto un quadro delle conoscenze che ha avuto lo scopo di fornire un adeguato apporto conoscitivo sia per quanto riguarda la parte legata alle qualità dell'acqua, sia per gli interventi volti alla valorizzazione del sistema fluviale. A questo si aggiunge il monitoraggio continuo che ARPA fa e che mette nelle condizioni di avere un quadro conoscitivo aggiornato mensilmente. Il piano di tutela delle acque, che arriverà in Consiglio regionale a breve, visto che la Giunta l'ha adottato e già il CAL ha fatto la sua partecipazione, tiene conto naturalmente del lavoro fatto in questi anni, aggiorna la situazione e dà anche una situazione che vede considerare ancora i fiumi, soprattutto il Timia, Teverona, Marroggia, di qualità scarsa, pur avendo migliorato sensibilmente la situazione rispetto agli anni passati. Questo evidentemente è frutto anche degli accorgimenti che sono intervenuti, anche ad esempio posso pensare a quello che prevede lo stesso piano zootecnico in termini di quantitativi, modalità e di uso dei concimi e dei liquami, sia tutto il lavoro che è stato fatto sulla parte fognaria anche di depurazione, portando a compimento i lavori sugli agglomerati superiori ai 10.000 abitanti e comunque con interventi che ha visto impegnata la Regione assieme naturalmente ai soggetti gestori in questi anni.
migliori sono le situazioni e le, del clitunno dal punto di vista della qualità dell'acqua. In questi giorni, tra l'altro, ci sono anche progetti importanti da un punto di vista di riqualificazione del percorso fluviale, redatti come studio, come piano di fattibilità, presentati alla Regione, ai bandi dello sviluppo rurale da parte del Comune di Bevagna, e crediamo poi che nel momento in cui la graduatoria sarà definitiva, che possa trovare soddisfazione anche un primo intervento di valorizzazione ambientale. E per tornare alla tempistica, diciamo, del contratto di paesaggio, il tavolo si è riunito ormai qualche mese fa. Nel frattempo, con il sindaco di Bevagna abbiamo concordato un'assemblea pubblica, anche tenendo conto della forte siccità che ha colpito l'Umbria e l'Italia quest'ultima stagione, e che quindi ha messo in serie difficoltà la qualità dell'acqua e la vita dei pesci. Da quell'assemblea ne è scaturito anche la volontà di insediare un tavolo tecnico anche a supporto del contratto di paesaggio, per entrare nel merito assieme anche a VUS, all'associazione di produttori, sia all'associazione, diciamo, di categorie sia agricole che industriali e artigianali, per vedere in che modo mettere in azione misure che possano dare un miglioramento alla qualità dell'acqua. Questo naturalmente è una parte del lavoro che il contratto di fiume si è proposto, dal momento che appunto il contratto di fiume è, come si dice, un contratto che vuol mettere insieme tutte quante le problematicità e le occasioni positive, per dare poi un'organicità agli interventi che vengono fatti sull'ambiente, sul paesaggio e prima di tutto sulla qualità dell'acqua. Il 7 c'è l'insediamento di questo tavolo tecnico. Beh, prendo atto della risposta dell'assessore, quindi prendo atto anche del fatto che, insomma, la Giunta regionale sta seguendo questo argomento. Sono situazioni naturalmente complesse, hanno una complessità, perché le cause e le fonti di inquinamento chiaramente sono variegate, quindi bisogna avere una dimensione del problema sempre molto ampia. E comunque credo, come ha detto l'assessore, che rilanciare anche l'attività del tavolo attraverso anche un supporto tecnico sia il modo per avere una capacità conoscitiva e anche una qualità di intervento che può progressivamente portare a un miglioramento della situazione che in questo momento abbiamo di fronte. Grazie Presidente, una ennesima interrogazione rivolta all'assessore Barberini circa la qualità delle strutture ospedaliere della Regione Umbria. Questa segue, ed è la terza interrogazione, assessore, come lei ricorderà, che ha in oggetto accadimenti, eventi dei nostri presidi ospedalieri. Arrivo chiaramente a questo di Città di Castello, datato 13 novembre, guardi a caso è il giorno del nostro santo patrono. Qui l'interrogazione allega due immagini, ovviamente in bianco e nero, ma erano a colori, della radiologia del reparto, dove si è verificato appunto un allagamento però non dal pavimento, come uno potrebbe pensare, ma dal soffitto. Quindi, come a Foligno, anche nell'ospedale di Città di Castello, alla prima pioggia abbiamo i reparti invasi dall'acqua. Naturalmente uno pensa a una perdita di impianti di aria condizionata oppure a una normale tubatura idrica. Invece, come ho potuto constatare di persona, ma anche raccogliendo le testimonianze degli operatori sanitari, che voglio ringraziare per il loro attento e proficuo lavoro, che ha preservato comunque anche tutta l'impiantistica e non ha comunque interrotto il servizio programmato per i giorni successivi, comunque io sono andato a vedere e, con mio stupore, ma non più di tanto, visto anche l'esperienza di Foligno, ho visto un soffitto del nostro nosocomio fatto con del normale bricciolino, con delle coperture, e sulla quale viene appoggiato del materiale della ghiaia. Ora, io non so, mi sembra quantomeno inusuale
che a suo tempo si sia fatta questo tipo di copertura. Tra l'altro io voglio ricordare che il nostro presidio è stato inaugurato, assessore, solo 17 anni fa. Quindi dopo 17 anni abbiamo cospicue perdite dai soffitti proprio perché questa copertura dimostra di essere stata fatta quantomeno non a regola d'arte e comunque rispetto alla zona climatica dell'Italia, ma ovviamente dell'Umbria, inopportuna. È una copertura inusuale perché non si vede molto nelle strutture ovviamente pubbliche, ma tantomeno in quelle private, quindi si presuppone che quel tipo di progettazione sia quantomeno illogica rispetto all'uso e alla durata. Quindi è evidente che oggi sta presentando il conto quella progettazione. Lo voglio ricordare che quella è una copertura che, ripeto, ha solo 17 anni rispetto alla vita dell'ospedale. Se noi paragoniamo questa durata su altre strutture, vediamo che è molto risibile. Quindi, pertanto, le chiedo, Assessore, se è previsto o avete in mente di prevedere manutenzioni straordinarie per evitare che questi eventi, tra l'altro non limitati al reparto di radiologia, ma da quanto consta anche ad altri reparti. Grazie. La questione che viene sollevata merita una doverosa premessa. L'ospedale di Città di Castello nasce a seguito di una progettazione conclusasi nel 1979. La realizzazione è stata effettuata in più stralci proprio a partire del 1979 e si è conclusa poi nell'anno 2000. Il fenomeno che viene delle infiltrazioni, che viene esposto, rappresentato nella interrogazione, è un fenomeno purtroppo tipico nel momento in cui si ha di fronte una struttura con una copertura piana terrazzata, come secondo la tipologia costruttiva, dell'epoca. La infiltrazione rappresentata non ha comunque determinato alcuna interruzione dell'attività nei locali in cui veniva svolta e è una infiltrazione, diciamo, l'abbiamo definita dai tecnici di bassa intensità, riconducibile a cosa? Ad una fessurazione delle guaine di impermeabilizzazione in corrispondenza dei giunti tecnici. A tutto questo si sta ponendo comunque, malgrado il quadro rappresentato e malgrado non ci siano particolari situazioni ostative all'esercizio dell'attività sanitaria, è ovvio che è necessario intervenire. È stato fatto già un primo intervento che ha riguardato 1500 metri quadrati della struttura, ne restano da fare altri 5000 metri quadrati. L'intervento è già stato programmato, è già stato finanziato ed inserito all'interno degli interventi finanziati dalla legge 67-88 ex articolo 20, che è una legge di programmazione di interventi di natura sanitaria, interventi che costeranno all'incirca, non solo per l'impermeabilizzazione ma anche altri interventi di miglioramento del presidio ospedaliero di Città di Castello, per oltre un milione. La giunta regionale con delibera 134 del 2017 ha disposto la ASL ente attuatore la consegna della progettazione necessaria ai fini del perfezionamento della richiesta di finanziamento da parte del Ministero della Salute. Quindi mi sento di poter dire che nel prossimo anno sarà completata, essendoci le risorse, essendo avviata la fase di progettazione, devono essere effettuate le procedure di gara, ma nel corso del prossimo anno sarà completato anche l'intervento di manutenzione straordinaria, proprio perché i lavori sono stati preventivati ci sono le risorse per eseguire tale intervento. Io la prendo in parola, lei parla di un anno, parla di 1 milione di euro finanziati dal Ministero della Salute, parla della delibera 134 che avvia i procedimenti tecnico-giuridici per l'affidamento dei lavori.
quindi il prossimo anno, più o meno a Natale, dovremmo vedere i risultati. Questo più o meno è l'arco temporale, no? Tuttavia, come lei ha evidenziato, faccio una nota politica che non la riguardo ovviamente, perché né io né lei eravamo, diciamo, impegnati nell'attività diciamo legislativa e tantomeno politica, però parliamo di una struttura che lei dice che è stata progettata nel 1979. Quindi i cittadini tifernati ovviamente forse non l'hanno dimenticati, ma quell'ospedale per arrivare a quello stato attuale ha impiegato praticamente 30 anni. In questi 30 anni ovviamente c'è una responsabilità politica di chi governa e chi ha governato questa regione, che via via ovviamente ogni tanto presenta conti salati come questo, come è successo ovviamente anche nell'ospedale di Foligno. Quindi cosa vuol dire? Un'attenzione importante alla progettazione di future opere per quanto riguarda opere pubbliche, una maggiore attenzione, perché poi comunque dobbiamo rimetterci le mani, sottraendo risorse importanti, cari assessore, a quella vera missione istituzionale della sanità, che è la cura della persona, la riduzione delle liste d'attesa e la tutela sociale. Grazie. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. In data 1 giugno 2017, SASE, gestione dell'aeroporto, contraeva un contratto con BlueJet in Roma, e in questo contratto vi era la dizione che le posizioni attive e passive potevano essere trasferite a Flyvolare con sede in Malta, però a sua volta partecipata al 100% da BlueJet. Eravamo quindi in presenza di una società all'interno dell'altra. Il contratto, peraltro, dava 90 giorni per ottenere le due autorizzazioni necessarie per sviluppare i servizi aerei. E quindi alla firma dello stesso contratto tutti erano consapevoli che non vi erano le autorizzazioni necessarie. E malgrado questo è stato fatto un deposito cauzionale in data 5 giugno 2017 per un totale di 500.000 euro. Il 31 luglio viene svolta la conferenza stampa di presentazione, ma già il 1 agosto 2017 l'Ente Nazionale Aeroporti Civili diffidava Flyvolare BlueJet in quanto priva delle due autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi. Peraltro, signori consiglieri regionali, in seconda commissione, in data 16 ottobre 2017, sia la SASE, gestione aeroporto, che Sviluppo Umbria erano fiduciosi di un esito positivo, sin anche degli aspetti contrattuali, mentre però già il 4 ottobre 2017 avevano chiesto con una lettera già la immediata restituzione dei 500.000 euro. In data 14 novembre 2017 io ebbi a svolgere già una interrogazione in Assemblea Legislativa e mi fu riferito che Flyvolare aveva posto la volontà di restituire la cifra, ma già invece il 3 novembre il legale aveva attivato il recupero coattivo. Arriviamo quindi al 30 novembre 2017 con le dichiarazioni che in quella data sarebbero stati restituiti i 500.000 euro. Chiedo quindi qual è la situazione attuale in questa dinamica situazione che presenta certamente delle leggerezze, degli aspetti poco chiari e anche, credo, oggettivamente un ambito in cui si è cercato sin anche di diluire, ma utilizzo un termine cortese, le informazioni che invece andavano addotte più chiaramente sia in sede di
commissione consiliare che in sede di assemblea legislativa. Grazie. Come è già noto, perché è stata oggetto di una precedente recente interpellanza in merito appunto all'attuale reale situazione contrattuale fra SASE e Flaivolare, si rammenta che con lettera del 4 ottobre, come diceva appunto anche il consigliere Ricci, a firma del presidente SASE, si è proceduto alla risoluzione del contratto di attivazione dei collegamenti aerei con richiesta di restituzione della somma di 500.000 euro versata a titolo di deposito cauzionale come previsto dal contratto stesso. Con lettera 10 novembre la BlueJet SRL Flaivolare, cioè, ha manifestato la propria volontà, la pronta volontà a restituire come da richiesta il deposito cauzionale e a risolvere il contratto di attivazione dei collegamenti aerei in essere con SASE, restituzione che doveva avvenire entro il 30 novembre. La restituzione però al 30 novembre non è avvenuta come annunciato e da informazioni assunte presso la società, presso la SASE, in data 1 dicembre 2017 è stato notificato apposito decreto ingiuntivo alla società Flaivolare, non escludendo da parte della stessa società anche altre successive azioni giudiziarie al fine da parte della società stessa di rientrare in possesso della somma di 500.000 euro a suo tempo versata. La Giunta regionale ovviamente sta seguendo questa questione, così come la stanno seguendo gli altri partner, a iniziare dalla Camera di Commercio, il Comune di Perugia, il Comune di Assisi ed altri, affinché questa questione abbia una sua naturale conclusione, che è stata anche oggi oggetto, diciamo così, di cronaca sulle pagine dei giornali regionali. Quindi, per quanto ci riguarda, consigliere Ricci, diciamo così, seguiamo attentamente questa questione e ovviamente l'esito di questa questione non può che essere la restituzione delle 500.000 euro. A oggi la cifra di 500.000 euro non è stata restituita, come invece era stato evidenziato da tutti i vertici legati a questa vicenda in data 30 novembre, nella quale doveva avvenire la restituzione, ma essa non si è determinata. Io mi auguro questo e concludo, che ovviamente i 500.000 euro siano ripresi dal quadro Flaivolare BlueJet, perché i servizi non sono mai stati svolti, non sono state mai ottenute le autorizzazioni che occorreva determinare e soprattutto non sono mai stati determinati i 9 linee aeree che dovevano essere attivate, nonché il basamento di un aeromobile presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Sì, grazie Presidente. Dunque, abbiamo cercato di interrogare la Giunta regionale in merito al fatto che c'è il rischio che sulle infrastrutture si crei un'ulteriore divaricazione tra territori oltre quelli già esistenti, E allora abbiamo chiesto di sapere se esista un credibile cronoprogramma per quanto riguarda il raddoppio dei residui brani monobinario della Orte Falconara, in particolare tra, è noto, Foligno e Fabriano, tra Spoleto e Campello, qui siamo un po' più avanti ma sono 23 anni che vanno avanti i lavori, e tra Spoleto e Terni la nota galleria. Questo anche perché la Orte Falconara è ferma da circa 150 anni, in buona sostanza, oltre ai lavori dei primi anni, di fine anni 90, la galleria di Narni è la stessa senza investimenti da oltre un secolo. E questo si pone anche in termini molto cogenti, vista la saturazione di altre linee. Questo sul piano, diciamo, ferroviario. Per quanto riguarda invece la gomma, ci siamo soffermati sulle anomalie che stanno emergendo. Semplicemente raccogliendo informazioni anche da ANAS, abbiamo appreso che qualche manina
ha inserito il nuovo svincolo di Pantalla, che a noi pare assurdo, circa 15 milioni di euro buttati per l'ennesimo svincolo, quando Pantalla ne ha già uno a poche centinaia di metri, per servire eventualmente l'ospedale, ma ripeto, è lì lo svincolo già, 15 milioni di euro, mentre gli svincoli di Terni Nord, Ovest, pericolosissimi, sono fermi negli anni 70. Manca, purtroppo c'è una dequalificazione, un declassamento di 11 chilometri dell'ex raccordo Terni Orte, che oggi è semplice strada extraurbana principale. Quindi una discrasia, una divaricazione, ripeto, tra territori che bisogna evitare, evitando soprattutto sprechi. Quello di Pantalla, a nostro avviso, è un autentico spreco. 15 milioni di euro potranno essere, come dire, investiti eventualmente su una maggiore sicurezza stradale di quei brani dell'E45 e del raccordo Terni-Orte, ex raccordo Terni-Orte, che ovviamente sono rimasti indietro. Abbiamo visto svincoli senza illuminazione, svincoli privi di standard di sicurezza generali, e tante altre situazioni, come quella della strada delle Campore, che ancora dopo 20 anni non hanno la rotonda stradale e sono teatro di gravissimi incidenti. Oppure ancora il viadotto Toano a Terni Est, a 3 corsie, senza New Jersey, che anche lì è stato purtroppo teatro di altri incidenti mortali. Allora, intervenire su questo anziché produrre, riprodurre svincoli a iosa. Il raddoppio ferroviario Orte Falconara ovviamente assume un'importanza fondamentale per l'Umbria e per le Marche nel collegamento sud verso Roma e verso l'aeroporto di Fiumicino. I lavori ferroviari sulla Orte Falconara dal punto di vista infrastrutturale, oltre alla linea direttissima diciamo Firenze-Roma, che però può, pur toccandolo, non serve direttamente il territorio regionale, sia la linea Firenze-Roma sia la linea Orte-Falconara, entrambe classificate come rete fondamentale nello schema di RFI. Gli interventi che dovrebbero, diciamo così, interessare nell'ambito del contratto di programma RFI più generale è il raddoppio della tratta Fabriano. Il progetto ha uno sviluppo complessivo di circa 4 km, di cui parte in affiancamento alla sede ferroviaria esistente e parte in variante. La parte di tracciato ferroviario in variante si sviluppa in galleria naturale per circa 1,6 km. Il raddoppio della tratta Spoleto-Campello, il progetto ha uno sviluppo complessivo di 9,8 km, di cui 6,3 km di raddoppio in affiancamento alla sede ferroviaria esistente e di circa 3,5 km in variante, in galleria artificiale, per quanto concerne il completamento del raddoppio. Dopo la risoluzione unilaterale del contratto dell'appaltatore Tecnis, RFI sta provvedendo al necessario aggiornamento della progettazione esecutiva per indire una nuova gara, e quindi è presumibile che i lavori richiederanno, terminata la gara, circa 2 anni, quindi entro il 2020. Per il raddoppio, quindi 2020, questi sono i tempi, diciamo, del cronoprogramma. I tempi di realizzazione sono questi, mentre l'attivazione del nuovo binario semplice avverrà intorno alla metà del 2018. Poi ci sono altre tratte, per esempio sul versante marchigiano, come la Castelplanio-Monte Carotto, ma di questo non parliamo. L'intervento più importante, tuttavia, è quello della tratta Spoleto Terni. Nel contratto di programma RFI, l'opera appare come raddoppio Orte Falconara tratta Spoleto Terni, è riportata nella tabella A, portafoglio investimenti in corso di programmazione, potenziamento e sviluppo infrastruturale, rete convenzionale alta capacità, con un costo di circa 600 milioni di euro, i quali 600 milioni di euro hanno attualmente una copertura complessiva di 11 milioni e un fabbisogno di circa 560 milioni, quindi è ovvio che l'opera ha un costo di natura eccezionale. Per quanto riguarda invece le infrastrutture stradali, che sono state anche oggetto di un'iniziativa da parte del gruppo che rappresenta il consigliere alcuni giorni fa, dobbiamo dire che oltre il 60% degli interventi di risanamento profondo della pavimentazione eseguiti da ANAS nell'ultimo anno, per un investimento complessivo di 7,4 milioni di euro, hanno riguardato l'itinerario E45 in provincia di Terni, quindi oltre il 60% degli interventi di risanamento che ha fatto ANAS.
Vanno poi ricordati altri interventi già completati da ANAS negli ultimi due anni, tra cui lavori di manutenzione straordinaria per circa 500.000 euro del viadotto Toano San Carlo sulla strada statale 675 Umbro Laziale, in prossimità dello svincolo di Terni Est, che hanno riguardato la sostituzione di giunti di dilatazione, il risanamento della pavimentazione per l'intera lunghezza del viadotto, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l'installazione di nuove reti laterali per impedire la caduta o il lancio di oggetti. Inoltre altri interventi hanno avuto per oggetto i lavori di ammodernamento del viadotto Fiacchignano in Narni per un valore complessivo di oltre 4,7 milioni di euro, i quali hanno riguardato il completo risanamento strutturale dell'impalcato e delle solette, nonché la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza e del New Jersey centrale. Da ultimo, l'ammodernamento del viadotto Selciata in prossimità dello svincolo di San Gemini Nord e del viadotto Castagnola tra gli svincoli Narni Scalo e Amelia per un investimento Assessore complessivo tempo. Di 2,5 milioni di euro. In precedenza erano stati realizzati altri importanti interventi per un investimento complessivo di 12 milioni di euro volti all'introduzione di nuovi standard di sicurezza europei negli impianti tecnologici nelle gallerie Colle Capretto e San Pellegrino, entrambe in provincia di Terni, ubicate rispettivamente sulla strada statale 3bis di Verina e 45 tra gli svincoli San Gemini Nord e Montecastrilli e sulla strada statale 675 Umbro Laziale tra gli svincoli Amelia Narni Capitone. A tutto ciò si aggiungeranno, a breve, altre importanti opere sul tratto San Carlo Innesto e 45, laddove è stata completata la progettazione per l'adeguamento dello svincolo e sono di imminente avvio le procedure di affidamento dei lavori, presumibilmente entro l'anno, per un investimento di 3,5 milioni di euro. Sono inoltre in corso di affidamento altri lavori per la chiusura di varchi lungo lo spartitraffico centrale per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro che interesseranno tutti i varchi presenti lungo la strada statale 675 Umbro Laziale da San Carlo di Terni fino al confine laziale, nonché 18 varchi lungo la strada statale 3bis Tiberina in Assessore, entrambe. Se è troppo ho quasi finito, ho capito. Sono proprio, 6 minuti però. E che l'interpellanza ci voleva una conferenza per sviscerarla. Infatti, vi chiedo cortesemente di organizzare meglio i vostri interventi. Ho capito, però. Le risposte, perché non possiamo. Io credo che il consigliere Liberati si aspettava una risposta di questo tipo. Magari allora, la consegnerà scritta la risposta. In entrambe le province di Perugia e Terni, vado velocemente alla conclusione. In concerto. Diciamo individuali da ANAS in concerto è più in generale insomma per la riqualificazione e il potenziamento dell'itinerario E45 e 55 Orte Mestre completando pertanto la strada statale 75 da Orte sia la strada statale De Bisse di Verina da Terni oltre il confine provinciale sono in corso le gare d'appalto per l'affidamento dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione 66 milioni di euro nel tratto Umbro di cui 21 milioni di imminente avvio. Il risanamento strutturale di ponti e viadotti 30 milioni di euro sul tratto Umbro, la sostituzione delle barriere di sicurezza 35 milioni di euro sul tratto Umbro. La chiudo qua, dico semplicemente che l'attenzione, ci saranno altri interventi che verranno fatti, l'attenzione da parte di ANAS e quindi i programmi che sono stati diciamo così, messi in campo, che verranno gestiti prossimamente su queste infrastrutture sono importanti e tengono conto sia del territorio della provincia di Terni ovviamente che del territorio della provincia di Perugia. Da ultimo la questione dello svincolo di Pantalla. La questione dello svincolo di Pantalla è una diciamo così infrastruttura a suo tempo, Assessore, la prego, guardi, a suo tempo posso... programmata da quando si parlava della trasformazione della E45 in autostrada. Non 15 milioni ma come è scritto nella stessa interpellanza 10 milioni, così è una previsione di massima, è nel piano del 2018 che dobbiamo però ancora diciamo così discutere. Comunque quello svincolo, e chiudo Presidente e mi scuso, ovviamente dovrà servire l'ospedale di Pantalla, quindi diciamo che è un'uscita assolutamente importante, grazie, scusa. Sul raddoppio della Orte Falconara di fatto non c'è niente purtroppo, è quello di Campello slitta ulteriormente al 2020, bene averlo detto. Per quanto riguarda la gomma, io le ho chiesto puntualmente di quegli 11 chilometri e invece su quegli 11 chilometri, in particolare sullo svincolo Terni Nord-Ovest, sul viadotto Teano New Jersey mancante, e sull'illuminazione mancante in altre tratte
lei di fatto non ha risposto, mi ha comunque in qualche modo, ci ha comunque confortato in merito a interventi che si susseguiranno da quelle parti, non proprio su quella terra di nessuno, che sono quegli 11 chilometri della ex raccordo Terni-Orte. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo concluso la sessione straordinaria legata al question time.